Ciao a tutte ragazze e benvenute in questo nuovo video. Oggi, come avrete intuito dal titolo, voglio farvi vedere gli ultimi costumi che ho acquistato, perché in generale io mi scoccio molto in fretta dei costumi. Appena si sbiadiscono già mi stanno di vecchi, poi da un anno all'altro magari ho cambiato gusto, eccetera, e poi soprattutto escono sempre dei costumi fighi. Però sono brava e aspetto di solito sempre i saldi. Infatti solamente due di questi qua li ho presi fuori dai saldi. Allora, cominciamo subito. Il primo della stagione è assolutamente questo qua, e ho preso solo il pezzo sopra perché il pezzo sotto non c'era. E questo qua è di Bershka ed è bellissima questa fascia, mi piace un sacco, e ha anche l'accetto, quello classico, che tanto io, vedete, l'ho già tolto, l'ho anche perso, chissà perché non lo uso. È molto bella, è un po' imbottita qua sotto, ha questa arricciatura centrale e poi si allaccia con i cordini, così di semplice, però sta molto bene addosso. Sarà anche che comunque l'imbottitura, insomma, per chi ha bisogno e necessita, dà una mano sicuramente. Poi davanti, avendo questa parte in tessuto, le coppe non sono proprio vicine, è anche elastico, quindi si adatta un po' alla forma del vostro seno, ecco. E questa qua quindi mi è piaciuta molto, ma ce n'è qualcuno da Bershka veramente molto molto carino. Ok, altro costumino, questo qui mi è piaciuto tantissimissimissimissimo. Ne cercavo uno così da anni, veramente da anni, ma ovviamente non... niente, cioè, nel senso, sembra che quando piace una cosa a me, boh, si estingue dalla faccia dell'universo, insomma. Ma finalmente l'ho trovato, e l'ho trovato da Another Story, ed è questo qui. Molto semplice in realtà, perché è un due pezzi con la sua mutandina, così, però la fantasia, vabbè, che ve lo dico a fare a righe, no, insomma, però a righe, con questo bianco e questo arancio rosso, un rosso aranciato veramente stupendo, secondo me veramente veramente bello. E io sono affascinata da questi colori un po' vintage, un po' anni 70, e appunto sia le righe che questi colori mi ricordano molto quei periodi un po' retro così. E la coppa è leggermente proprio imbottita, ha tipo un... cioè, nel senso, la coppa è preformata, non imbottita, ed è veramente veramente bello. Addosso tra l'altro sta benissimo, io poi dietro adesso gli ho incrociato le spalline a X, mi piacevano di più che legate dietro. E il materiale è ottimo, c'è un materiale molto molto sostenuto come costume, non mi sa di quelli che si lasciano andare, perché è quella un po' la cosa anche che non mi piace dei costumi, che si lasciano andare, si slabrano. E quindi questo qua invece ha proprio un tessuto che mi piace assai, quindi vi consiglio di dare un'occhiata, perché Another Stories, io l'ho trovato a Torino, c'è lo store, ha delle chicche veramente molto molto interessanti. Poi, andando sempre in ordine, un altro costumino che ho preso è stato questo qua di Tezenis, che in realtà è un costume spaiato, nel senso che Tezenis è uscita con questa stampa sobria, ecco, questo è uno dei costumi, penso, il più sobrio che ho. Ok, allora, lo so, è particolare, mi deve piacere, ma a me le banane piacciono come simbolo, ecco, vabbè, mi piacciono, c'è niente da fare, lo trovo simpatico, carino, e quindi, boh, l'ho preso. Mettere anche la mutanda mi sembrava un po' troppo, forse ho detto, ma forse no, dai, ci sta comunque una mutanda nera che ce l'ho, e boh, il pezzo sotto nero e va più che bene. Però oltre ad essere simpatico, ovviamente ci sono le righe, che oh, perfetto, e poi anche la forma della fascia, così con questa rouge tutta intorno, mi piace veramente tanto. Anche questa è leggermente imbottitina, per dare un po' di sostegno, e si allaccia ovviamente così con i suoi cordini, così.
E sotto, però, non la vedo male neanche con questo pezzo che ho preso sempre da Te Zenis, che è una brasiliana, ma più spessa di lato. Non è la classica, ma rimane un po' più... che sembra una culotte, in realtà dietro è proprio brasiliana. Però, appunto, essendo così spessa, è una brasiliana che rimane un po' più... come posso dire... coprente, mettiamola così, non è proprio sgambatissima, ecco, quindi rimane un pelino più coprente, però secondo me addosso sta veramente molto bene e io trovo che non sia male neanche abbinandola così, se si vuole cambiare, non si vuole mettere la pezzo sotto nero. Poi questi altri pezzi li ho presi nei saldi. Un pezzo è questo qua che mi piace tantissimo. È questo pezzo sopra, un triangolone, con questa fantasia un po' Japan, un po' tamarra in realtà come fantasia, però non so, mi ricordo un po' se qui quelle riviste dei tatuaggi, non so, mi sa di quelle robe un po' tamarre, però quei tatuaggi tamarri, non so come dire, però mi piaceva tantissimo innanzitutto i colori, belli così, no, sgargianti, e poi mi piaceva da morire il modello. Perché è un triangolo che veste molto bene addosso e non ha i classici laccetti, ma sono queste rouge elastiche che fanno il giro intorno a tutto il triangolo, appunto, e vi prende, anche se non ce l'avete come la sottoscritta, tutto quello che c'è ve lo cerca di spingere, no? Insomma, di valorizzare. E quindi mi è piaciuto tantissimo. Solo il pezzo sopra, perché il pezzo sotto fatto così a pannolino di bimbo con le ruscette così, cioè o siete le più fighe della terra e allora anche se vi mettete, non so, avete un culo perfetto e se vi mettete anche un sacco di spezzatura siete belle, ma devo dire che questo genere di costumi di pezzi sotto così non è che donano proprio, perché insomma esaltano la gravità, l'effetto gravità, e vi fa veramente molto pannolone. Ripeto, le brasiliane, il perizoma ancora se avete un sedere perfetto, ma la mutanda, fatta proprio a mutanda, così orribile, proprio una roba terrificante, e qua c'era solo la mutanda, quindi ciaone, lo metto con una bella mutanda nera e va benissimo. Poi un altro pezzo sbagliato, c'era questa fantastica brasiliana, non potevo lasciarla lì. Cioè, vuoi lasciare la brasiliana a righe rossa e bianca, che comunque, cioè voglio dire, non è uguale, cioè è un'altra cosa. E no, mi piaceva tantissimo. Questo mi sa invece un po' di baby, le righe così mi piacciono molto, mi sono molto di marinaretta, e quindi niente, l'ho presa. Poi è carina perché è 3D, nel senso che è in rilievo la stampa, cioè la stampa, scusate, il tessuto, non è una stampa ma è proprio il tessuto che fa il rilievo, quindi molto particolare, è fatta bene, molto molto carina. E idem, un'altra mutandina, sempre spagliata, è questa qua. Cioè mutandine, sì, sono mutandine, sono brasiliane, un po' più sgambate, un po' meno, insomma, dipende. E questa qui a righe bianca e verde, verdone, diciamo, un bel verdone militare scuro. Mi piaceva un sacco anche la parte dietro con la riga che fa così, anche perché è sempre l'effetto ottico nel sedere che comunque lo rialza e ci sta sempre bene. Non ho preso la parte sopra perché... non mi piaceva, cioè nel senso, la fascia era anche carina, ma aveva il ferretto che vi si conficcava nelle costole e cercava di attraversarvi appunto il costato, e insomma, l'ho tenuto su 3 secondi e stavo già male, immaginavo a tenerlo tutto il giorno, no. Quindi se riesco a trovare il pezzo sopra verde, sempre con questo verdone qua del basico, tipo quello che ho preso l'anno scorso nero, triangolino con le 3 striscette qua in mezzo, prenderò quello e ci abbinerò quello. Se non lo trovo, tanto quanto, io cosa ci abbino? Ci abbino questo, che è un pezzo sopra di una collezione vecchia di Calcedonia che avevo preso, e secondo me ci sta veramente molto bene. Il giallo
fluo con il verdone e il bianco, secondo me è un abbinamento veramente, veramente figo. Infatti molti abbinamenti quando li vedete in giro sono, che ne so, il giallo fluo e il militare, proprio la stampa camouflage, perché dona proprio, stanno proprio bene. E un'altra cosa che volevo dirvi, che la cosa bella di questa brasiliana qua è che dietro non ha l'elastico nei bordini, perché adesso non so come mai questa idea di Calzedonia di fare le brasiliane con gli elastici. Secondo me perché hanno notato appunto che slabrano, ma lì è una questione di tessuto, perché mettere l'elastico, ripeto, o hai il chapette de marmo o se no ti schiaccia e fa questo effetto che non è proprio bello, ecco, diciamolo. E invece questa qua non ce l'ha, o ce l'ha ma comunque è un rinforzo molto molto leggero che ha, e quindi vi sta molto bene, vi segue le vostre curve, non vi stringe per, e quindi non dà questo effetto, cioè tipo, ecco. Ok ragazzi, i costumi sono finiti qua. Chi lo sa poi, c'è sempre tempo per qualche new entry. E niente, spero vi sia stato utile. Vi mando un bacione gigante e al prossimo video. Ciao!